Siamo in collegamento segreto con la nostra Valeria Marini. Oh, veramente? Sì. Un attimo, è occupato. Valeria Marini, ma dove sei? Mi sentite? Oh, che gioia, baci a tutti, baci stellari, che bello. Sono nel bagno del Grande Fratello, così sto tranquilla, lontana dalle telecamere, un poco di privacy, capito? Ma come fai a tenere il cellulare? L'ho nascosto nel push-up di sinistra. Ma come? In quello di destra ho nascosto degli snack, di nascosto naturalmente perché altrimenti me li mangiano, una collanina di salsicce, uno subuco ripieno di maiale, una trippa, piattino, hai mica di più, insomma degli stuzzichini, ogni tanto un languorino nello stomaco e quindi... Sono disperata, sono caduta con l'elicottero 4 giorni fa, credo, o 6, ma chi sono questi qui? Stiamo facendo una gita, siamo in... Sì. Avete un gommone, qualcosa? No, io devo andare a Temptation Island. Baci stellari, panettoni farciti di cioccolato e trippa a tutti quanti voi. Dal profondo del mio cuore, delle mie interiora, auguri, veramente. Vede, senatrice, ma se mi parla dei rapporti tra Stato e Chiesa, ma mi trova d'accordo per forza, perché sono madre, sono donna, sono cristiana. Tra l'altro, proprio ieri ero a cena con alcuni cardinali, con alcuni ambasciatori vari delle varie nazionalità interessate proprio a questa tematica. E vabbè, non parliamo del fatto che uno era vegetariano, quell'altro era celiaco, quell'altro era vegano. C'era uno che voleva il vino ma bianco in caraffa, quell'altro vuole il vino rosso ma in bottiglia. C'era pure Monsignor che sta dietro, a un certo punto non ce l'ho fatta. Ho detto, se mangia e se beve quello che passa il convento e basta! Sono state fatte delle polemiche sulle mie dichiarazioni. Una cosa incredibile, siamo rimasti veramente sconcertati. È stato detto che io avrei detto che la scuola è un imbuto. Ma come vi permettete? Io ho detto che lo studente è un imbuto. Naturalmente però va svuotato prima, va stappato, spurgato di tutta la mala conoscenza precedente per inculcargli attraverso un imbuto tutta la nuova disciplina, tutta la nuova conoscenza didattica. Hi guys, sono super emozionata, vi faccio subito una premessa, io cerco sempre di essere me stessa, vuoi farti un selfie con me? E allora compra subito il rossetto Chiara Ferragni brand color malva succetto color khaki, solo questo mese 150.000 euro, sconto 50%, prezzo pieno 150 più 150, 300.000 euro, best acquisto ever guys! Scusate per favore, non è che mi preparo resta un piattino, uno stuzzichino con un quarto di bue, uno sticco di maiale, tre tipologie differenti di stinchi di bue, va bene? E se sono arrivata in ritardo, non è colpa mia! Da domani abolisco l'ora legale! E basta! Sono veramente devastata, non ho capito, sono raccapricciata! Un rossetto può truccare una vita! Con questa enciclopedia di latino e greco liquefatta che si introduce lentamente sgorgando nella mente del ragazzo. E quindi ti saluto. Ecco che verrà inculcato nella mente del ragazzo anche un piccolo cantico antico. Prego, cantico antico. Guarda, guys. Guarda la differenza, qui c'è il primer e qui no. Brava, 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 ma poi non si solleva. Sono così emozionata, super emozionata. Mi sto scendendo anche una lacrimuccia. Ma no problem, guys, ho l'opacizzante. Beh, io esprimo il mio dissenso. Io veramente sono scioccata. Ma dovete stare alle mie spalle però. Che mi paga qua? Alle spalle, qua, background. Lei fa sempre così. Aspetta, quanto tu me, bravo. Allora, le stavo a dire, oggi come oggi non si rispettano, re. Nel frattempo sono tornato però, E bravo, grazie. Un attimo! Ho detto che è occupato! Ma questi capiscono l'italiano, siete stranieri? Io non ne posso più, mi chiamate un elicottero. Chiamate un elicottero adesso, per favore. Aiuto. Salutiamo Chiara Sani, brava, ciao, brava, brava, Chiara. Molto brava.